alla metropolitana. La metropolitana è un'altra storia comunque, ed è la storia delle grandi infrastrutture. La linea della metropolitana, voi vedete, si estende al di fuori del perimetro della città antica e in realtà occupa in gran parte il taglio ottocentesco del risanamento, no? Le stazioni sorgono in gran parte nelle piazze o lungo il Corso Umberto. Quindi diciamo la linea occupa in qualche modo già una zona rasata, proprio fortemente rasata dall'intervento del risanamento, ed occupa una zona con difficili problematiche di carattere ambientale, perché è interessata da questa presenza molto superficiale dell'acqua calda. Questo elemento in particolare aveva fatto sì che gli elementi conoscitivi sulla fascia costiera fossero abbastanza frammentari. Quindi questo era sicuramente un elemento di scarsa conoscenza, è un elemento col quale si è scontrato il progetto nella sua fase di elaborazione. Fu deciso, allora era sovrintendente Stefano De Caro, con l'avallo del Ministero, fu portata avanti una concertazione, come si suol dire, col Comune di Napoli e con la società metropolitana, che ha previsto l'esecuzione di indagini archeologiche estensive in tutte le stazioni, in tutte le opere che determinava lo scavo. Le gallerie di linea, per fortuna, vanno a grandi profondità, quindi al di sotto dei livelli antropizzati.